Buon pomeriggio, bentornati ad Economia 24. Dunque, lo avete sentito, ancora molto alta la tensione sui nostri titoli di Stato alla vigilia, dicevamo, del giudizio di Bruxelles sulla nostra legge di bilancio. Pesanti anche le borse europee, pesante anche New York, lo vedremo tra pochissimo, però facciamo subito il punto di questa giornata in cui appunto lo spread è arrivato ai massimi da 5 anni con Alessandro Marchetti. Un livello di spread che non si vedeva dal 2013. Attorno alle 10 di mattina la pressione sul debito italiano porta il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni a 336 punti rispetto ai Bund tedeschi. Poco dopo lo stesso ministro dell'economia Tria, entrando alla Camera, ammette: sono preoccupato. Gli analisti sono tutti concordi, il rialzo di queste ore è dovuto alla grande incertezza sullo scontro tra governo e Commissione europea, che nelle prossime ore invierà a Roma il suo parere sulla legge di bilancio, un'attesa quella per il verdetto che avrebbe già condizionato l'asta del BTP Italia, il titolo offerto agli investitori fino a giovedì, il primo giorno ha raccolto meno di metà del potenziale obiettivo. Tuttavia dal governo si mostra sicurezza, a partire dal vicepremier Di Maio. Io credo che i mercati si tranquillizzeranno una volta che questa manovra, passato il vaglio del Parlamento, arriverà nella gazzetta ufficiale, così come l'abbiamo parata in Consiglio dei Ministri. Nel frattempo l'ultimo allarme sull'economia italiana lo lancia Confindustria. La crescita nell'ultimo trimestre dell'anno sarà debole come nel terzo, per via dell'export e di una domanda interna deboli. Mentre le imprese il prossimo anno saranno chiamate a pagare un conto salato. Con la manovra, dai calcoli del Centro Studi, avranno meno risorse per 6 miliardi tra tasse e minori incentivi. Infine le banche riunite nell'ABI segnalano un'altra conseguenza dello spread, quella sui mutui. Ad ottobre sale il tasso medio dei nuovi prestiti, un rialzo dei tassi che riguarda anche i prestiti alle imprese, tendenze che rischiano di proseguire nei prossimi mesi.